E dalla CGIL Marche arrivano i dati relativi al periodo di emergenza Covid che va da fine gennaio al 31 ottobre. Per quanto riguarda appunto i contagi da Covid sul posto di lavoro nelle Marche, sono stati 1641 tra la fine di gennaio e il 31 ottobre scorso, oltre 67.000 in Italia, dove si registrano 180 casi in più rispetto al mese precedente, parlando proprio di ottobre. È questo quello che emerge dai dati dell'INAIL relativi agli infortuni denunciati ed elaborati dalla CGIL Marche per Covid-19. Sono le donne quelle più colpite e rappresentano il 69,6% dei contagiati. Dopo il rallentamento post-lockdown, dichiarano Daniela Barbaresi, segretaria CGIL Marche, Giuseppe Santarelli, segretario regionale CGIL Marche, con la seconda nuova ondata della pandemia tornano a crescere i contagi sul lavoro. Infermieri, medici, ma anche operatori socioculturali, socioassistenziali e personale non qualificato dei servizi sanitari sono i più colpiti dal contagio. Il settore più interessato ai contagi è quello della sanità, dell'assistenza sociale, quindi gli ospedali, ma anche case di cura e di riposo, dove ci concentra anche il maggior numero di contagi denunciati. Per quanto riguarda gli altri mestieri, seguono le amministrazioni pubbliche, le attività di trasporto in magazzini come corrieri, conduttori di veicoli per le consegne e impiegati, e i servizi alle imprese, addetti alle pulizie, vigilanze e attività manifatturiere. Per quanto riguarda le province più colpite nelle Marche, c'è quella di Pesaro Urbino con il 36,2% dei casi, quella di Ancona con il 31,6%, Macerata 18,8%, Fermo con l'8,6% e Ascoli con il 4,8%.